consenso, festeggiamo oggi, ricordiamo oggi un concittadino, il nostro concittadino Cavese, che si è fatto conoscere in un po' più di modo e di cui dobbiamo essere sicuramente orgogliosi. Io vi ringrazio e approfitto per fare gli auguri di Natale a tutto il centro, alla Cavese porterà gli auguri della città di Capita a tutti i partecipanti del centro, i soci del centro, e un augurio a voi di buon Natale e di un speriamo ottimo buon anno. Grazie. E un saluto da parte mia personale e da parte del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale di Anagata. Io sono onorata di stare qui stamattina in questa doppia veste di nipote di Don Vincenzo e di amministratrice. E lo volevamo noi tutti, insomma, sia come amministratori che come parenti, ringraziare perché ancora oggi rappresenta la memoria storica ecco, di Napoli, con la sua dedizione, con la sua costanza, con la sua meticolosità, lavora e continua a lavorare affinché abbiamo un ricordo della nostra storia. Lo sappiamo, non c'è futuro senza nel presente, senza radici, e c'è bisogno di ricordarle e di rinvigorirle sempre. Quindi grazie e approfitto per fare gli auguri a tutti. Buon Natale e grazie a lei stessa che ci ospita stamattina e davvero un saluto caloroso a tutti e grazie a Don Vincenzo. Hanno portato qualcosa di più, hanno portato la valorizzazione dell'uomo. Io ho visto piangere padre Ibrahim Fantas, che allora era soltanto le colme di Terra Santa, le colme della custodia di Terra Santa, e il sindaco di allora, Ciro Lenco. Ed è stata così imbastita la trama per arrivare poi al gemellaggio. Gemellaggio che è avvenuto in tutto, in 4 giorni cui siamo stati lì, ma erano arrivati i salvatori della patria. Io anzi approfitto di questo momento per rivolgere un appello. Quello è rimasto il primo atto del gemellaggio, c'è da fare il secondo atto. Devo dire loro. Però qui lancio un discorso. La povertà di quella gente. Se abbiamo fatto il gemellaggio che ci venga la bocca, attenzione, il gemellaggio fatto con Helsinki, non questo qua, quello là. Questo è uno che ha capito quel discorso. Chissà che la povertà non possa insegnare qualcosa anche a noi capesi, per esserci no? Più autentici, per scoprirci più veri, per scoprire i valori veri. Signori miei, i danari passano. Un padre civile in San Francesco, senza soldi, sono rimasti. Eccola l'essenza che io ho scoperto. Quando sono tornato abbiamo avuto degli incontri. Documenti sulla vita di padre Serafino, che si era del 5, si chiamava Antonio, che diventa Serafino nel momento in cui diventa si fa strada. Documenti che sono stati resi accessibili soltanto dal 2012, quindi sono documenti veramente antichi ma freschi. Vogliamo dire, che Maria Simeoni ha trovato molto.
scusi, da quello di Pietro Vincenzo, logicamente è stato per il mio Vincenzo, due parole, perché sono due parole diventate, ha fatto un lavoro straordinario che continuerà, perché c'è ancora materiale da studiare, e ovviamente l'idea è quella anche del centro. Di padre Serafino Cimino non nella sua umanità, perché la sua umanità è costante in qualsiasi suo atto pubblico e non riaffatto, ma più che altro parlerò proprio appunto della sua importanza nell'ordine francescano minore prima e nell'ambito della Santa Sede poi. Padre Serafino Cimino nasce a Carli il 3 ottobre 1875 e ben presto si recherà subito a Roma per studiare. E nel 1900 si laurea in laude in Santa Scrittura presso l'Antoniano e sarà professore presso l'Antoniano per il primo decennio del 1900. Pensate che adesso l'Antoniano è una pontificia università, quindi lui era stato innanzitutto un professore universitario di Santa Scrittura. Ma il primo grande e importante incarico che gli viene affidato al padre Serafino Cimino per l'appunto è custode di Terra Santa. La caratteristica di padre Serafino Cimino è di non perdere tempo. Lui appena diventa custode di Terra Santa, ministro generale, delegato in un museo storico, lui come prima cosa schematizza il suo lavoro, fa un quadro generale della situazione e in base a tale quadro generale agisce. Infatti, vediamo, questo è un atto di padre Serafino Cimino con la quale subito dopo, quando lui viene eletto custode di Terra Santa il 22 marzo 1915, lui subito fa un elenco dei conventi di Sergio Spizzi sotto la sua giurisdizione. E qui infatti possiamo leggere cosa succede e qual è la situazione della Terra Santa nel 1915. Vedete, c'è il braccio consente il classico simbolo francescano con il simbolo di Terra Santa, questa croce. Questo è il primo atto che è sempre stato fatto il 22 marzo, e il 23 marzo già aveva questo elenco completo di tutta la situazione oggettiva che lui doveva andare a vedere. Pochi mesi dopo, il giorno di Pentecoste, lui verrà anche nominato ministro di Terra Santa, scusate, ministro generale dell'Ordine Francescano Minore. Vedete? Questo è proprio quando era poco di rito, quando lui viene eletto ministro di Terra Santa. E questo è il sermone detto dal cardinale Filippo Giustini quando lui è diventato ministro generale, e sono molto belli il salmo finale che non si vedrà: veni padre Paolo, veni dato numero, veni numero corpo. E questo che vi dicevo, il 25 maggio, cioè a tre giorni dalle elezioni, lui in qualità di ministro generale subito elegge il procuratore generale e i vari detentori generali dell'ordine francescano di Mare. Padre Serafino era un uomo del fare e anche per questo motivo subito fu chiamato dalla Curia Romana per lavorare insieme alla stessa Curia. Infatti, quando finirà il suo mandato come ministro generale, verrà eletto consultore della Sacra Congregazione Concistoriale. Sarebbe quella la congregazione che legge vescovi, detto proprio in modo semplice, e lui sarà consultore, quindi sarà colui che dirà il proprio parere se un vescovo può diventare tale. E una cosa molto importante, lui lavorerà a stretto braccio con Gaetano De Rai. Gaetano De Rai è una figura centrale della Curia Romana all'inizio del Novecento. Gaetano De Rai lavorerà prima con Pio X, con il seguente consiglio, che cambierà tutto il modo della Curia Romana, faranno le nuove congregazioni, la nuova sistemazione curiale, e poi dopo sarà il braccio di Pio XI. Perché dico questa cosa? Perché padre Serafino Cimino verrà eletto arcivescovo di Cirro e anche delegato apostolico della città del Messico.
perché questo è un altro atto sempre con il ministro generale e questo è anche il suo libro, con la sua, sempre con la sua firma autografa, con il primo del ministro generale, praticamente del ministro generale, e con, vedete, molto bello con la Madonna in centro, lo Spirito Santo e gli Apostoli e San Francesco che si trova alla base di questo libro. Quindi, padre Serafino Cimino, da ministro generale a consultore della Sacra Congregazione dei Vescovi, diventerà arcivescovo di Cirino e conseguentemente viene nominato delegato storico per il Messico. Vi voglio soltanto fare una breve parentesi. I rappresentanti della Santa Sede si dividono in due sezioni, delegato apostolico e nunzio apostolico. Il nunzio sarebbe l'ambasciatore a tutti gli effetti, come per tutti gli stati. Il delegato invece è un rappresentante della Santa Sede che però ha una giurisdizione maggiore rispetto a tutti i vescovi e gli arcivescovi che sono presenti sul territorio dove andrà a operare. Quindi il 7 marzo del 1925 lui verrà eletto delegato apostolico nel Messico e arcivescovo di Cirino. Infatti questo è il breve apostolico di Papa Pio XI, nella quale vedete delegato apostolico per il padre Serafino di Cirino. Io voglio dire soltanto una cosa: la situazione che lui andrà ad affrontare sarà una situazione difficilissima, perché il Sud America era una colonia spagnola ed è sempre una colonia spagnola, una colonia molto molto cattolica. A fine 800 tutte queste colonie si distaccheranno e si distaccheranno con rivoluzioni socialiste, quindi con un forte accento anticattolico e soprattutto anticlericale. Quindi il padre Serafino Cimino andrà come delegato apostolico in una situazione molto difficile, in quanto nel 1924 in Messico verranno fatte le leggi cosiddette Cales dal nome del primo ministro, nella quale chiudono tutti i commerci, chiudono tutte le chiese. Pensate che c'è un parroco per 50.000 abitanti, cioè è una situazione quantomeno compromettente, e proprio per questo motivo, per la grandezza di quale sarà il procedimento, per come lui come ministro generale dell'Ordine Francescano ha già anticipatamente negli anni 1520 affrontato la stessa situazione in Ecuador, il Papa vede in lui la persona per fare, la persona che può dirimere una questione così delicata, anche delicata, perché voi dovete pensare che ci sarà una vera e propria guerra civile tra i socialisti e i cosiddetti cristeros e le brigate di Giovanna d'Arco, e ci saranno veramente gli scontri che arriveranno fino addirittura alla morte, al sangue, e gli anni proprio 25-30 sono l'apice di questa guerra civile molto molto sanguinosa. E proprio per la pericolosità che lui ha messaggi tra la Santa Sede nella persona di Gasparri e il segretario generale della delegazione pontificia, non verrà mai utilizzato il nome di delegato apostolico o Serafino Cimino, ma bensì per delineare il nome del padre verrà usato il numero, il 63. Per qualsiasi comunicazione il nome, il numero sarà il 63. Però padre Serafino Cimino fu accolto dai cristiani in Messico in un modo a dir poco entusiasta. Infatti vedete, questa è la prima pagina del giornale El Democrata del dicembre 1924, nella quale con grande entusiasmo e soprattutto con grande speranza vedevano questo padre come colui che poteva riuscire a dirimere questa questione, questa guerra civile tra la cristianità e il socialismo cristiano. E anche l'arrivo dello stesso padre in America fu avvolto nel giallo, perché il padre partì da Napoli per New York il 14 marzo 1925 e doveva arrivare il 20 marzo dello stesso anno. E
ci fu una fortissima corrispondenza tra la Santa Sede e la delegazione apostolica, nella quale dicevano: mi raccomando, andate a prendere il padre, fatelo uscire da una uscita secondaria, mettetelo subito in macchina e portatelo subito in Messico, perché è il rischio di vita. Lui invece che cosa fa? Scompare. Cioè, dal 20 marzo al 23 marzo di padre Serafino Cimino non si sa che fine abbia fatto. Viene allertata l'ambasciata degli Stati Uniti, viene allertato la Santa Sede, viene allertato anche l'ambasciata canadese, pur di ritrovare questo passato padre. Non si sa cosa sia successo in questi tre giorni, ma con tutta la tranquillità del mondo, il 23 marzo padre Serafino Cimino dice tranquillamente: io sono nel convento francescano di Sant'Anthony a New York, al 151 Thompson Street, e partirò per qualche giorno e prima che vi ritroverete in Messico. Questo, diciamo, vi sollevò un po' gli anni, perché insomma di cose come direttamente questo vaso fosse stato eliminato dai servizi messicani, però ovviamente non si sa mai che cosa è successo in questi tre giorni. Arriva in Messico. E che cosa fa? Il giorno dopo, il primo aprile, lui scriverà un'ottantina di lettere a tutti gli scolari, arcivescovari e tutti gli istituti religiosi per sapere effettivamente la situazione in cui si trova, per fare subito una ottima quando gli usa New York e quando gli usa nella città del Messico. Dopo 45 giorni, il 7 maggio, lui chiede licenza alla Santa Sede di partire con urgenza, perché ammalato di cuore e di nefrite. La nefrite è una malattia che viene o per una forte trauma o per un'intossicazione alimentare. Quindi una persona in totale piena salute, anche la Santa Sede non avrebbe mai andato in un Messico, e dopo 40 giorni si ammala e deve correre negli Stati Uniti per curarsi. Dopo 15 giorni lui vuole rientrare, ma il governo messicano non glielo permette assolutissimamente, perché è considerato dal governo messicano persona pericolosa per la causa socialista, e quindi verrà inviato un altro delegato, mentre tutta la cristianità che rimane lì proprio si vuole per questa mancanza, perché diciamo finalmente era venuto colui che poteva vivere. Cosa accade? Nel 1925 lui ritorna in America e ritorna negli Stati Uniti e rimarrà ovviamente sempre nel convento di Sant'Anthony a New York e rimarrà per un anno. La Santa Sede gli darà un nuovo incarico, questa volta sempre in Sud America, come nunzio apostolico del Perù. E qui la situazione è totalmente diversa, perché il governo del Perù tiene in grandissima considerazione questo sottomondo. Allora, vedete, questa è una lettera che padre Serafino Cimino scrive al ministro degli esteri Erghera, subito la risposta del ministro degli esteri Erghera, la quale dice: sì, perfetto, venite domani il 1 luglio alle ore 17, il presidente della Repubblica sta nel vostro arrivo e quindi li attende. E queste invece sono un'altra lettera di padre Serafino Cimino, con la quale accompagna le lettere credenziali che il Papa Pio XI scrisse sia al ministro degli esteri che sia al presidente della Repubblica. Questa è una copia delle credenziali che il ministro del Papa Pio XI scrive al ministro degli esteri, e questa invece è un'altra lettera credenziale, sempre di Papa Pio XI, che invece scrive al Presidente della Repubblica. Vi voglio leggere una lettera proprio di padre Serafino Cimino, nella quale annuncia, questa volta al segretario della delegazione della Nunziatura Apostolica Lani: sarebbe più che sufficiente se sul piroscopo Callao venisse qualcuno di sua fiducia per aiutare lo sbarco e lo svincolo dei bagnanti. In tutto però mi rimetto alla sua ben nota prudenza. Con un serio saluto, Serafino Cimino, arcivescovo di Cinepa. Quindi già qui si nota una sofferenza fisica, ma non morale, perché lui, pur soffrendo di nefrite, accetta il compito che la Santa Sede gli dà, e quindi arriverà subito in persona, e anche qui lui subito si mette
all'opera, ma dopo 40 giorni, cioè lui arriva a luglio, dopo 40 giorni agosto sarà costretto a andarsene da Lima e andare prima a 35 km da Lima, che sarebbe una città di Anco, e poi si troverà per un anno nella stazione termale di Guacacina. E rilascia la polizia municipale di Lima. In questo documento, che è stato direttamente venuto dal Ministero degli Esteri, padre Serafino Cimino ha la totale libertà di movimento per tutta la città di Lima, capita la Papa XXI, nella quale chiede: qui c'è bisogno di una persona forte, il mio spirito è forte, ma il mio corpo non lo è. Quindi io chiedo di ritornare in Italia, perché desidero ritornare in Italia, nella mia terra, e soprattutto desidero che qui ci sia una persona forte e vigorosa che riesca a fare il suo lavoro di nunzio, quello che io dovrei fare. E ovviamente c'è, cioè, però mi rimetto sempre alla divinità del Santo Padre. E che cosa accade? Lui riesce finalmente a rientrare in Italia. E rientra, lui si imbarca sul filosofo Orazio nell'aprile del 28. Però a pochi giorni di navigazione lui morirà sopra la nave. Infatti, vedete, questa è una lettera del frate che accompagnava il padre Serafino Cimino verso l'Italia, e nella quale dice al nuovo nunzio di Lima, Cipolliani, dice tutte le, qua ci sono tutte le ultime momenti, istanti di padre Serafino Cimino del 4 maggio. Questa è proprio una cronistoria di quello che gli è accaduto negli ultimi momenti. Infatti si vede, cioè, a un certo punto si vede qui scritto: la febbre è salita a 39 gradi, abbiamo chiamato subito il padre, lui si è confessato, cioè comunque dice tutti proprio gli ultimi attimi che gli sono accaduti in quel momento, e dice che con grande dispiacere purtroppo non ce l'ha fatta, infatti mi morirà da lì a poco. La notizia nel governo di Lima fu presa con fortissimo dolore, infatti furono fatti nel giugno, nel giorno di Sant'Antonio, delle ricorrenze in onore nella casa madre di Lima, in onore di padre Serafino Cimino, nella quale c'è una lettera che disse nel ministro degli esteri al nuovo nunzio, nella quale dice: noi per la grandezza di questo padre vogliamo proprio ricordarlo e gli auguriamo di avere la sua stessa grandezza. Cioè il ministro degli esteri dice qualcosa al nuovo nunzio. E poi quando era a Roma ci saranno proprio dei funerali in un po' avanti. L'ultima cosa che vorrei farvi vedere è questa. Il capitano della nave invita alle ore 10 nel lavoro di prima classe, sarà celebrata la messa funebre di suffragio di Sua Eminenza con signor Antonio Cimino. Qua sono il nome di battesimo, anche se il nome di battesimo era Antonino, non si apostolico del Perù, bordo il 4 maggio 1900, che diciamo lo aveva abbandonato, ma non per un motivo ancora tuttora sconosciuto, perché lui è in ottima salute, in due anni si ammala e muore di una malattia mentale, ma soprattutto vogliono subito commemorare il suo corpo. Ed è molto bello, a mio avviso, questa immagine di questa persona che nata in un'isola, quindi un'isola è circondata dal mare, e sulla stessa nave verrà fatta la sua prima messa, quindi andando proprio verso la sua isola. Grazie a tutti. Grazie. Queste memorie, perché se no si perde. Io penso che tanti si sono perso anche prima, che per questo isola da tanti anni sono passati molto tempo, anche se per il cittadino non sarebbe preparato in questi ultimi mesi, da quando Don Vincenzo si è coinvolto in questa bellissima avventura. Allora adesso Don Vincenzo ci dirà proprio due parole. Lo scopo è stato quello di conoscere Serafino Cimino. A Campi se lo ricordavano, c'era poca persona, c'è solo una signora che se lo ricorda, lo vedevo nel documentario. E allora ho voluto fare, 20
altro che questa memoria non ci consentiva ancora sussiste o sussisteva forte. Infatti lo chiamavano il Sosimino più grande. E quindi c'è Monsignor Sosimino, aveva per la persona del 1908 e 50esima manifestata da Don Giulio fatto a un salmo a Maria, scritto e letterato. Si aspetterà la loro taccia. C'è un quarto, quello che parla di Monsignor Sebastiano e finisce la sua malattia, c'è un quadro di Sebastiano Mascolo, il, quando lui decide, Serafino, di andare al, a farsi il frate, perché è stato per un anno a Solenne Sedra, lui scelse San Francesco. E c'è un'immagine di San Francesco di Antonietta Vedruso, una ragazza, una signora, senza altro, con un spirito molto francescano. Con la sua gentilezza, con la sua semplicità, cioè, credo ci ha fatto un documentario che resterà sicuramente impresso in tutti noi. Grazie e adesso noi dobbiamo passare.